per me giocare a Napoli era tutto, per me il Napoli era nazionale, che io ero troppo tifoso del Napoli. Non avete idea cosa pagherei per fare un'altra partita con lo stadio pieno ed avere il vostro apporto. Quando andavo a fare i contratti, io li firmavo in bianco, mettevo solo gli anni sul contratto. 5 anni, ogni volta, ogni 2 anni mi chiamavo, io mettevo 5 anni e me ne andavo, non badavo alla cifra. Fu una parata all'ultimo minuto che feci su Savicevic, un colpo di testa, credo dal limite dell'area piccola, schiacciato nell'angolo, feci una parata, non so neanche come. Però sai, delle volte le fai perché magari ti alleni e ti vengono certe parate importanti. E quella praticamente consentì a Napoli, oltre al rigore parata a Baggio e a tante altre parate, consentì a Napoli di uscire indenne da San Siro. E lì praticamente su una di queste parate, non ricordo bene se era sul rigore o sull'ultima parata su Savicevic, disse vola, vola Batman, vola, è un supereroe, e quindi mi incominciò a chiamare Batman. E da quella partita ogni volta che paravo, para Batman, quindi poi la gente incominciò a chiamarmi non più Pino, ma mi chiamavano Pino Batman o Pino o Batman. L'uomo dei record, sì, almeno ecco questo, non sono riuscito a fare il record delle presenze, però ho il record dei rigori parati a Napoli, 12 su 26, è un piccolo orgoglio che lo tengo nel mio cuore. Beh, la solitudine dei numeri 1 è vera, perché sei da solo contro tutti, mi diceva Castellini, sei solo contro 21, perché spesso anche i tuoi compagni sono dei nemici, perché una deviazione può essere letale, quindi siamo soli contro tutti. Come si fa il rigore? Ci vuole tanto, secondo me, tanto studio, tanto impegno, ci vogliono delle caratteristiche fisiche, perché secondo me ci vuole tanta esplosività. Ci siamo andati a Napoli in Argentina nel 94, fa una tournée, ci invitò anche Maradona perché si stava allenando per fare il mondiale. Facciamo un po' di giri per l'Argentina, ma noi arriviamo a Tucumán, ai piedi delle Ande, no? C'erano i tifosi napoletani. Il primo giorno a Napoli è stato nel 1978. Sono andato a San Paolo con mio padre, la prima partita che ho visto del Napoli. C'erano, penso, 80-85 mila persone. E parlando con mio padre, avevo 10 anni, dissi: papà, io voglio giocare in San Paolo anche un minuto. All'epoca si chiamava San Paolo. Il primo giorno al Napoli sono stato convocato per un allenamento da Castellini. Avevo 15 anni e andai a Soccavo a fare allenamento. Entrai nello spogliatoio pensando di dovermi spogliare nello spogliatoio dove spogliavano i calciatori dell'epoca. Invece venne il magazziniere e mi portò nella caldaia dove c'era un chiodo e io attaccai i miei panni lì e mi spogliai nella caldaia. Quando noi mangiavamo ed entrava un dirigente della prima squadra o entrava l'allenatore, noi ci dovevamo alzare in piedi. Sono sempre stato orgoglioso di essere isolano, ischitano, perché queste meraviglie poi le mostravo ai miei colleghi e, tra virgolette, mi sentivo orgoglioso. Questa maglia è bellissima, cioè c'è il colore del mare, del cielo, che cosa volete più? Credo che non ci sia colore più bello. Sono appassionato di maglie, ma questa del Napoli credo sia la più bella. Sono stato molto limitato al fatto di essere tifoso del Napoli perché tra il 94 e il 96 ho avuto delle richieste importanti di Inter, Milan o Roma, però ho sempre preferito rimanere a Napoli perché per me giocare a Napoli era tutto, per me il Napoli era nazionale e questo è stato sicuramente un limite, questo lo riconosco, però il fatto che quando vado a Napoli e i tifosi, le persone normali mi fermano ancora oggi a distanza di tanti anni, per me quello è come vincere 1000 scudetti, vincere 1000 trofei. Voglio bene e sempre forza Napoli.